con un Dybala in queste condizioni diventa tutto più difficile. Sì, fare un fallo lì vicino all'area è quasi un rigore per lui, quindi abbiamo sofferto, abbiamo fatto 15 minuti benissimo, dopo abbiamo mollato, quindi dobbiamo cambiare l'atteggiamento più presto possibile. Adesso come si mette per voi? Insomma, la zona salvezza è abbastanza, cioè la zona di retrocessione è abbastanza lontana, però bisogna trovare stimoli per andare avanti. Sì, esatto, non abbiamo paura, dobbiamo sì migliorare. Abbiamo provato tutta una settimana, però no, non abbiamo messo in campo, quindi dobbiamo recuperare quell'atteggiamento di prima, mettere tutto in campo, così possiamo vincere. Semir, quanto hanno pesato le assenze dei tuoi compagni di reparto? Mi riferisco naturalmente a Larsen e a Danilo. Scusa, non ho capito. Le assenze dei tuoi compagni di reparto, Larsen e Danilo. Sì, loro sono giocatori bravissimi, importantissimi per noi. Quando Danilo è il nostro capitano, dà una mano sempre per noi lì dietro, anche Larsen. Quindi Larsen secondo me torna nella prossima partita, quindi vediamo quello che mister proverà nella settimana e dobbiamo migliorare questo. Vi aspettavate una Juve un pochino più stanca dopo Wembley? All'inizio avete premuto forte forse anche per quello, per sorprenderli un pochino? Sì, loro hanno giocato mercoledì, sapevamo che loro erano stanchi, però è la Juve. Quindi se lasciamo qualsiasi buco loro possono farti male. E abbiamo lasciato spazi, quindi loro hanno segnato, quindi dobbiamo alzare la testa, lavorare nella settimana perché abbiamo già il Sassuolo. Ok, grazie.